Avevano condannato Sisifo a far rotolare senza posa un macigno sino alla cima di una montagna, dalla quale la pietra ricadeva per azione del suo stesso peso. Essi avevano pensato, con una certa ragione, che non esiste punizione più terribile del lavoro inutile e senza speranza. Continuiamo oggi con la seconda parte del mito di Sisifo di Albert Camus. Allora, oggi iniziamo il video chiarendo una cosa che ho volutamente tralasciato nel mio primo video che mi invito a recuperare sul canale sul mito di Sisifo, ovvero chi era Sisifo. Sisifo era un uomo e la leggenda greca ci dice che era uno dei più astuti degli uomini, infatti alcuni miti dicono che fosse imparentato anche con Ulisse. Cosa ha fatto Sisifo? Ne ha combinate diverse. Diciamo che essendo il fondatore della città di Corinto, un giorno ha assistito al corteggiamento di Zeus con la figlia di un dio fluviale e il dio fluviale, un po' arrabbiato dalla faccenda, ha chiesto a Sisifo chi fosse quel personaggio che amoreggiava con la figlia. Sisifo allora, in cambio della promessa di approvvigionamento di acqua alla città di Corinto, del resto era un dio fluviale, l'avremmo pensato un po' tutti questa cosa, gli ha rivelato che il tipo che corteggiava la figlia era Zeus. Zeus si è arrabbiato molto, si è rivolto al fratello Ate che ha mandato Thanatos a prendere Sisifo. Thanatos ovviamente è la morte, quindi Zeus lo voleva morto questo Sisifo. Sisifo però ha fatto ubriacare Thanatos e l'ha imprigionato. Ade, una volta che ha visto che nessuno moriva più in guerra o in battaglia, si è arrabbiato ancora di più, ha liberato Thanatos e da lì ha messo alla prova altre volte Sisifo, che è riuscito sempre a cavarsela con l'astuzia e l'intelligenza. Sisifo è uno dei grandi personaggi di intelligenza della mitologia greca, uno e un altro Odisseo ovviamente, un altro è Palamede, che viene spesso descritto come il rivale vero di Odisseo, quindi sono questi tre personaggi dell'intelligenza: Sisifo, Palamede e Odisseo. Qual è stata la punizione alla fine per Sisifo? Perché questo, no, è il nocciolo del discorso. La punizione che si è svolta nell'Ade, dopo che Sisifo era tornato dalla moglie per 3 giorni sulla terra, dall'oltretomba, praticamente si era rifiutato di bruciare il suo corpo, insomma, ne aveva combinate altre, aveva davvero fatto arrabbiare molto Ade. La punizione è terribile, no? Perché la punizione di Sisifo consiste nel portare sulla schiena un masso per una lunga salita e poi, una volta in cima, far rotolare giù il masso, ridiscendere e ripetere l'operazione all'infinito. In questo ricorda molto un altro personaggio che ha a che fare con l'esistenzialismo dell'uomo, quindi proprio con la nozione di condizione umana, che è Prometeo. Prometeo, che è il grande innovatore, colui che ha portato all'uomo il fuoco, colui che con la sua tracotanza, con la sua hubris ha sfidato gli dei, anche lui viene costretto a una prova, a un supplizio infinito, eterno, come quello di Sisifo, no? C'è un'aquila che gli mangia il fegato, che ricresce continuamente. Sono due personaggi, Sisifo e Prometeo, che molto ci dicono della natura umana. Non è un caso che Camus abbia proprio intitolato il suo libro stupendo Il mito di Sisifo. Però cosa c'entra tutta questa storia con quello che ci siamo detti nello scorso video? Nello scorso video abbiamo parlato di suicidio, abbiamo parlato del suicidio come alternativa all'assurdo, abbiamo parlato della rivolta come altra alternativa all'assurdo, come quella che Camus vede come la più importante, la risposta che ha a che fare con l'ostinazione dell'uomo nel ribadire la sua voglia di vivere, il suo dire sì alla vita. Quindi abbiamo parlato di tutte queste cose, mentre il mito di Sisifo parla di un gesto ripetuto che viene fatto e che ha tutte le fattezze di un supplizio. La cosa straordinaria di Camus, e questo ve l'ho già detto nello scorso video, è che pensando a un autore francese esistenzialista che scrive un libro su un supplizio, poi la mitologia greca ce l'ha sempre riportato come supplizievole questo sforzo, no, di Sisifo, verrebbe da pensare che ci sia all'interno di un libro del genere una descrizione della condizione umana piuttosto pessimista. Questo pessimismo è tipicamente francese, esistenzialista, no?
In realtà Camus, già nella prima parte, un ragionamento assurdo, aveva rimarcato proprio la forza dell'uomo. Cioè, nonostante il mondo sia senza senso, l'uomo ha la forza, forse solo lui, di ostinarsi, di essere cosciente di questa esistenza e in questa coscienza ostinarsi a vivere un certo modo, una certa vita, ecco, scusatemi. Quindi c'è un messaggio positivo. Ecco, il libro di Camus, Il mito di Sisifo, e ora trarremo oggi le conclusioni, ha un messaggio positivo. L'uomo nei confronti del mondo assurdo sa ergersi davvero non in virtù di una morale, non in virtù di un linguaggio, quindi del linguaggio, della conoscenza, dell'intelletto. Potremmo dire davvero in virtù del carattere. È proprio, fa parte dell'habitus, del carattere umano, quello di ostinarsi nei confronti dell'assurdo. Quello di vedere non una speranza, ma trovare un proprio schema di comportamento, una propria abitudine di comportamento, un proprio comportamento reiterato anche nei confronti di una vita, di un'esistenza priva di senso, priva di speranza, perché è morto Dio, sono morti i valori cristiani, non si crede più nell'aldilà. Quindi nei confronti dell'irragionevole silenzio del mondo, l'abbiamo già detto nello scorso video, l'uomo è in grado, ancora una volta, di manifestare coerenza. Allora, quello che dice Camus è che questa ostinazione, questa reiterazione a livello pratico, a livello quotidiano, si manifesta in coerenza. L'uomo irrivolto è un uomo coerente, è un uomo che abbraccia uno stile di vita, che è cosciente dello stile di vita che abbraccia, sa perfettamente che questo stile di vita è fatto di tanti gesti che si ripetono tutti uguali, che si ripetono all'infinito. Ve l'ho già detto nello scorso video, Camus dice: noi siamo nel periodo storico delle 8 ore lavorative. Ecco, l'impiegato che va in ufficio 8 ore lavorative tutto il giorno, se diventa cosciente di questa condizione abbastanza frustrante, perché c'è un automatismo che vi ho già spiegato, in Bergson dava anche il significato del comico abbinato all'umano, quindi se diventa cosciente è in grado comunque di condurre una vita così. E quindi dice Camus, l'uomo ha una grande forza, cavolo, perché è in grado, nonostante la sua vita non abbia senso, la sua esistenza non abbia senso, il mondo stesso, i suoi valori, ma è in grado di vivere. E questa è la forza, la dignità dell'uomo. Ecco perché Camus per me è un autore che potrebbe essere importante anche per la bioetica, perché nei confronti del suicidio lui dice c'è sempre un'alternativa, bisogna fare leva sulla dignità dell'umano, che è sopportare, come fa Sisifo. Sisifo cos'è che fa quando trascina questo masso su e giù per la montagna nell'Ade, nell'oltretomba? Sopporta. Lo sopporta bene questo peso, questa è la caratteristica dell'umano. Ne abbiamo innumerevoli esempi, ecco perché la filosofia di Camus è esistenzialista, perché in qualsiasi frangente della società umana noi troviamo esempi di sopportazione, di ostinazione, che poi a sua volta è una rivolta. Ora, io non sono del tutto d'accordo, perché a me piace invece riempire la vita di un senso. E in quanto filosofo mi piace ricercare un senso che sia in grado di gettare una nuova luce sulla vita umana. Ma Camus non ha tutti i torti dicendo che l'assurdo è sempre dietro l'angolo, che per quanto la ragione si sforzi, l'irragionevole è sempre dietro l'angolo. E quindi non resta che vivere ostinandosi, nel caso del filosofo vivere ostinandosi a cercare un principio di ragione, nella piena consapevolezza che non esiste probabilmente questo principio unico, questa chiave di volta dell'agire umano. E quindi è un libro, un messaggio molto forte che Camus dà. In queste ultime due parti del libro, in cui Camus affronta proprio queste tematiche, lui disegna un po' con la penna e col pensiero, disegna ragionando proprio sulle grandi metafore, sulle grandi personaggi anche della storia della letteratura e della filosofia. In primis Don Giovanni, che era stato reso celebre da Mozart come esempio dello stato estetico. Ecco, Camus riprende Don Giovanni, ma prende anche come riferimento il conquistatore, un po' così a sorpresa, e il commediante, l'attore. Allora, cosa hanno in comune questi tre soggetti, questi tre personaggi? Beh, tutti e tre hanno in comune il fatto
che sono personaggi che nel loro modo di esistere, di vivere, di affrontare la vita, non fanno altro che reiterare certe azioni. Don Giovanni non è che ama le donne, come si dice anche, no, nell'opera di Mozart, vi ricorderete, Madamina, il catalogo è questo, quando Leporello si mette a cantare di tutte le donne che ha avuto Don Giovanni, e in Spagna sono già 1003, ve lo ricorderete. Ecco, Don Giovanni, si dice, dice Leporello, le ama tutte, e Camus, conoscendo bene anche l'opera di Mozart, dice: no, è impossibile che le ami tutte, Don Giovanni, le donne, non ne ama probabilmente nessuna. Si rende conto che il suo amore è misero, che non è vero amore, si rende conto che non ha senso quello che fa, si rende conto che in realtà lui ha un bisogno di inappagamento. Ogni volta che fa qualcosa, che va con qualcuna, ha bisogno di andare con qualcun'altra subito dopo. Quindi questo lo fa perché la qualità del gesto all'interno di una vita vissuta così viene meno. Ne abbiamo già parlato l'altra volta. Quando il mondo si presenta come assurdo, le qualità delle nostre azioni cadono, e quindi rimane la quantità. Noi viviamo in un mondo di quantità, in cui si dice che dobbiamo vivere a lungo e ripetere più volte più esperienze possibili. Allora Camus dice che questo può servire a ribadire la nostra ostinazione nei confronti del mondo, però in realtà tutte queste esperienze sono piatte, non hanno senso, e quindi si sprofonda nell'angoscia, o meglio nella disperazione, quando accade questo. E lo dice Camus richiamando Kierkegaard proprio. Allora, Don Giovanni ripete queste azioni, sa perfettamente che non hanno senso. Un elemento fondamentale è la coscienza dell'insensatezza della propria vita, e decide però di andare avanti. E lo fa lui, lo fa l'attore, il commediante, che recita un ruolo finto continuamente, lo fa il conquistatore, dice Camus. Nel conquistatore il caso esplode, perché il conquistatore davvero non ha valori che tengano, conquista nuove terre e pensa subito alla successiva. Lo fa anche il filosofo, soprattutto il fenomenologo, ve l'ho già anticipato un'altra volta. Il fenomenologo descrive esperienze vissute da parte del soggetto, non si accontenta mai e passa subito a quella successiva. Allora, tutte le cose che fa l'uomo intendo in rivolta, l'uomo che si rende conto, che è cosciente che la scienza non dice verità, che l'etica, che so, cristiana non dice verità, quindi l'uomo che ha visto già cadere i suoi valori, valori che lo riguardano, che riguardano il mondo intorno a lui, tutto ciò che fa l'uomo è reiterare comportamenti. Allora, come dobbiamo comportarci nei confronti di questa ripetizione? E è questo a proposito proprio che diventa importante il mito di Sisifo. Il mito di Sisifo, che Camus definisce eroe dell'assurdo, il disprezzo per gli dèi, l'odio contro la morte e la passione per la vita, dice, gli hanno procurato l'indicibile supplizio. Il mito di Sisifo è usato come espediente per immaginare ciò che accade a questo personaggio quando, una volta portato il masso in cima, lo fa rotolare giù. Allora, Camus si diverte a fare questa operazione mentale, disegna, come ho detto in questa seconda parte, no? Disegna con la penna. Si diverte a immaginare il volto di Sisifo mentre scende la discesa che lo porta al masso. Abbiamo detto, Sisifo porta il masso su per la salita, lo fa rotolare e lui ridiscende, no? Che volto ha? Che faccia ha Sisifo? La letteratura, anche greca, la mitologia greca, ce lo dipinge come sofferente. Camus ce lo dipinge come sorridente. E questa è la cosa eccezionale. Sisifo, dice, insegna la felicità superiore. La felicità è una cosa indissolubile dall'assurdo. E questo porta un ribaltamento di prospettiva. Capite che la cosa che viene naturale nei confronti di un'esistenza assurda è, come ha detto Camus, il suicidio all'inizio, cioè porre fine all'assurdo in questo modo molto semplice, molto veloce, oppure ostinarsi, viene meno naturale, ma se ci si ostina si è felici. Allora, un uomo che, nonostante la coscienza della propria finitudine, la coscienza della perdita di senso del mondo, si ostina a portare sulle spalle il masso e poi a farlo rotolare, portarlo sulle spalle oppure spingerlo, aiutarsi con la spalla. Camus lo descrive perfettamente in pagine memorabili, non questo sforzo di Sisifo, pagine che si trovano al termine del volume. Un uomo così ha il sorriso sulle spalle. Mentre fa tutto questo, ha il sorriso. Allora, la condizione umana, se vogliamo sintetizzare qual è il succo filosofico del libro di Camus, è tratteggiare la condizione umana come una condizione in cui
nonostante la reiterazione di atteggiamenti che si protraggono all'interno di un tempo senza senso e all'interno di un mondo senza senso, nonostante questo la condizione umana è esprimere un sorriso e affrontare senza apparente sforzo questa insensatezza della vita. Per me è un messaggio molto bello, è una caratterizzazione molto bella che si dà dell'uomo e infatti Camus, come ho detto nell'altro video, che vi invito di nuovo a recuperarlo, parla di bellezza quando la ragione si scontra con l'irragionevole silenzio del mondo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi due video. Oggi abbiamo tratto le conclusioni del mito di Sisifo di Albert Camus, che vi invito a leggere. Vorrei parlare anche dello straniero prossimamente sul canale, perché no? Vi ringrazio, commentate, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Alla prossima!